Benvenuti a Klaus Condice, abbiamo un esordio nel nostro programma, per ora solo telefonico ma speriamo di averlo in video. Abbiamo avuto tanti esponenti della Lega di primo ordine e ne abbiamo uno anche oggi, l'onorevole Gianluca Bonanno. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi, ciao. Buongiorno onorevole, è un giovane, diciamo così, del 66, un piemontese che attualmente sia deputato che sindaco, corretto? Giustissimo, un sindaco da 18 anni. Un sindaco molto creativo, infatti ci piace tantissimo il suo approccio, che è un approccio molto creativo e molto innovativo, sia nelle cose che fa che nella comunicazione. Ci può annunciare qualche novità della sua attività di sindaco? Cosa c'è in pentola? Beh, la novità è sempre quella di fare l'esatto contrario di quello che succede a Roma, e cioè di avere il contatto con la gente e cercare di fare in modo che la gente possa essere, per quello che si riesce, soddisfatta dei servizi e nello stesso tempo ogni tanto dare la possibilità alla gente di svagarsi, di staccare la spina per qualche ora, di divertirsi a costo zero, e cioè deve essere l'istituzione a permettere di magari di vedere concerti gratis, di poter ridere e scherzare in qualche serata particolare. Questo è dare un approccio alla gente, non vedendo sempre tutti come fossero una casta, come fosse un mondo schifoso. E poi ovviamente bisogna fare le cose che interessano. Ad esempio, chi viene nella nostra città, se prende la multa, prende la multa con la macchina, cioè perché fa un'infrazione stupida, cioè che magari non ha pagato il posteggio blu oppure è scaduto il tempo, piuttosto che la posteggiata era non tanto consona, noi regaliamo il gratta e vinci un caffè per tirargli sul morale, perché la nostra è una città turistica e quindi... Solo il gratta e vinci o anche il Superenalotto? No, sono gratta e vinci. Ah, ok, avete fatto la cosa con l'automatica. Sì. Mi sembrano... Con lo sponsor, No, mi sembra molto carina, molto intelligente. Senta, a proposito di concerti, scusi, siccome ha toccato lei l'argomento, allora ci arrivo. Avrebbe organizzato un concerto per i giovani del suo comune con Amy Winehouse? No, non ancora, però... No, è morta lei, dico, avrebbe, ma lo avrebbe... È morta, dico, non ancora, nel senso, che è morta, ma magari per fare un cover di delle sue canzoni. No, dico, se fosse stata viva, nonostante la sua vita così un po', così, no, morta tragicamente per droghe, alcol, farmaci, l'avrebbe comunque ospitata a fare un concerto nel suo comune? No. Perché no? Perché, vabbè, visto quello che è successo a Belgrado prima della sua scomparsa, non è stato fuori luogo. No, al di là di quello, parlo adesso, mi ha capito dove voglio arrivare, parlo del simbolo, non di quello... Mi ha fatto vedere di tutto, io non sto a guardare se uno è di rosso, giallo o vero. No, allora non vuol capire. E facciamo venire gente, cantanti... a livello nazionale, certo, un concerto per... Ma perché a lei non l'avrebbe voluta? Poniamo che lei fosse stata sobria, perché? Spieghiamo, cioè per un fatto di messaggio, perché comunque si drogava, perché? No, allora, ribadisco, se fosse stato prima della questione di Belgrado, se avessi avuto i soldi l'avrei anche fatto volentieri. Ok. Quindi il mio problema non è che sono Roma, io ho una città che si chiama Varallo. No, certo, ma stiamo adesso la riflessione era sul simbolo. Lei dice non me ne frega niente, se avesse cantato bene perché no? Questo... Giusto, perfettamente. Ok. Senta, è successa una cosa di cronaca sulla sicurezza, lei è particolarmente attento ed è un comune particolarmente ben gestito, e comunque è un tema che lei ha sollevato in passato, di cui si parla tantissimo, devo dire, lei è tra i pochi che si sono occupati. I temi della sicurezza e i temi dei mafiosi. Un altro mafioso cosiddetto pentito ha tentato il suicidio in questi giorni dicendo, non in carcere perché lui era libero, ma noia, dicendo non sono assistito dallo Stato, eccetera. E, noi abbiamo lanciato un sondaggio sulla questione dei delinquenti che sono invece in carcere, dei criminali, dei pedofili, insomma, la gente è tutt'altro preoccupata di questa gente qua, cioè dice sì, vabbè, le carceri devono salvaguardare le cose di base, però sostanzialmente le hanno dato ragione. È stupito? No, lo penso come loro. Penso che se uno è un... Cioè io a pensare, faccio l'esempio dell'anno scorso, Totorina, che si lamenta perché nella sua cella fa troppo caldo, io ho risposto che uno come questo qua
non si deve neanche permettere di dire se fa troppo caldo o se fa troppo freddo. Mm. Se quando è un delinquente deve morire lì dentro, fine. Mm. Però per esempio l'altro mafioso dice che sta male, il figlio dica che esca perché sta male, non mi pare Provenzano, non mi ricordo chi, adesso verifico un nome, uno degli altri boss dice, il figlio dice ah ma sta male, quindi deve uscire. No, cioè ci sono all'interno delle carceri i supporti per dare l'aiuto che necessita, però far uscire chi ha ammazzato decine e centinaia di persone non lo vedo assolutamente una cosa da fare. Ecco, però anche se sei di fronte a un male del genere, ecco, l'opinione pubblica, ecco, Bernardo Provenzano, confermo, verificato il nome, il figlio dice mio padre sta male e deve uscire dal carcere perché rischia la vita, rischia di morire in carcere. Speriamo che la faccia fretta. Ecco, ecco, però questa cosa la gente sostanzialmente le dà ragione, cioè parliamo di criminali grossi, intendiamoci, parliamo di pedofili, l'ho premesso, le dà ragione, cos'è successo? L'Italia è diventata disumana? No, non è che l'Italia è diventata disumana, però secondo me il troppo buonismo non funziona, cioè se quella gente che aveva citato, che cito anch'io, Rina, Provenzano e compagnia bella, e sono persone che hanno voluto ammazzare Falcone, Borsellino, sì. Dalla Chiesa e tanti altri, compresi le scorte che molto spesso ci dimentichiamo anche di loro, che pietà bisogna avere per quella gente lì? Neanche una. Mm, certo, però invece qualcuno dice di fronte a uno che sta male, eccetera, bisogna avere pietà, invece il nostro sondaggio dice quello che l'80% dice quello che dice lei, cioè nessuna pietà anche per Provenzano, alla fine lui non si è mica preoccupato di ammazzare centinaia di persone. Appunto. Ci doveva pensare prima, quindi nessuna pietà neanche perché. Senta, Stefano, non è che siamo nel Medioevo, gli faranno le cure che si possono fare, però non è che può essere trattato con i guanti uno che ne ha fatte peggio, cioè, adesso dico di far tanto, ma è una cosa troppo leggera, ne no, ha certo. Mette tanto. No, vi ricordiamo che lui ha sciolto gente nell'acido, lui ha fatto esplodere bombe, cioè parliamo di cose grosse, non di uno qualsiasi, insomma, no? Ecco, quindi assolutamente da questo punto di vista è stato uno dei peggiori criminali della storia italiana. Forse per me io farei una Guantanamo italiana, mettendoli tutti in un posto. Tra l'altro Obama, che ha fatto una campagna elettorale dicendo che l'avrebbe chiuso, in realtà Guantanamo è ancora aperta, e io per i mafiosi camorristi e per chi ha... pedofili, eccetera. Delitti efferati, una Guantanamo italiana ce la vedrei bene. Mm, però qualcuno accusa che venivano torturati. Guardi, io questo non... Tra virgolette lo mettiamo, torturati, scusi, cosa dice? No, dicevo che io questo non lo posso dire perché non l'ho visto, non lo so, ma certamente in un periodo di guerra, di terrorismo, dove c'è a rischio veramente... migliaia di persone o milioni addirittura, è evidente che ognuno attacca le sue carte, e quando si è nei paesi islamici fattono bene i prigionieri, mi risulta che, come abbiamo visto, o tagliano la testa o li massacrano, quindi è evidente che noi siamo una società occidentale, siamo una società più evoluta e matura, però bisogna sempre combattere per cercare di portare a casa un risultato. Però dottor Bonanno non ha paura che l'accusino di un po' di inumanità a lei? No, guardi, come quando faccio sindaco nella mia città, siccome io... E alla fine lei è anche un bravo ragazzo e amministra bene, no? Cioè, magari queste frasi molto dure, insomma, possono anche dire, ma insomma, non ha pietà a questo ragazzo. Ah, guardi, io le faccio l'esempio della mia città, io faccio sindaco, ripeto, da 18 anni, nella città dove faccio sindaco adesso sono 9 anni. Io nell'entrata della mia città ho dei cartelloni grossi, disegnati, con scritto che non vogliamo la gente... quel burro, non vogliamo quelli che vu comprà, ma non per il vu comprà, non vogliamo chi chiede l'elemosina, ma non perché sono contro questa gente, perché ci sono delle regole, e faccio degli esempi. Se l'italiano non può andare in giro col volto coperto, perché ci deve andare un altro che è ospite nel nostro paese? Perché il vu comprà non è lui il problema è tutte le organizzazioni che c'è dietro, ma uno che fa il commerciante, che paga le tasse e che vende prodotti,
che vende prodotti contraffatti, che non paga niente e va bene tutto. Quello delle elemosine, io vedere dei rom che usano i bambini per andare a chiedere le elemosine in giro, rompere le scatole alla gente, oppure aspettare fuori dal supermercato e andare a chiedere i soldi, soprattutto le persone anziane, cioè quelle più indifese, io queste cose non le accetto. E quindi cerco ogni volta di fare in modo che quando capita nella mia città una situazione del genere vada subito a risolvere il problema. Senta, tra l'altro diciamo che la mafia, allora volevo ricordare a chi ci ascolta, gli efferati delitti di questo signore sono stati terribili, veniva soprannominato addirittura Utratturi, cioè il trattore, per la sua crudeltà, quindi parliamo di un uomo di Provenzano di grandissima crudeltà che ha fatto cose terribili. E, però se uno ascolta le sue frasi potrebbe sospettare, onorevole, che lei è a favore della pena di morte. Guardi, io non sono a favore della pena di morte, però sono a favore del fatto che chi compie dei delitti efferati deve pagare fino in fondo. Oggi in Italia uno prende l'ergastolo e poi in realtà ne prende 2, 3 o 4 e poi in realtà c'è sempre un modo per poter diminuire la pena, uscire, permessi, eccetera, eccetera. Io sono che la pena deve essere certa, quindi a chi viene comminata una determinata pena se la sconta fino in fondo. Siamo al supermercato che uno fa il 3x2, prendi quella pena, la paghi fino in fondo, punto e finito. Io pensare anche, non sto parlando dei mafiosi, gente che ha ammazzato i genitori, che è andato in galera e che è già uscito di galera, che si prende anche l'eredità dei genitori, lo trovo sconvolgente, cioè non esiste. Dici, parliamo anche di due esempi che accenna lei, parliamo di Maso, che è stato anche che è scandaloso che sia fuori secondo me, e anche Vallanzasca che è stato per un po' liberato, adesso è tornato dentro perché ne ha combinato un'altra, di gente così intendiamo, no? Pronto? Sì, stai dicendo che anche dalle mie parti è capitato un caso tipo quello di Maso, dove una persona ha ammazzato i genitori, è uscita e si è presa anche l'eredità. Sì, questa. Senta, per chiudere, i radicali oggi promuovono il convegno sulle carceri, hanno invitato Napolitano, eccetera. Però il nostro sondaggio dice che l'80% la pensa come lei, cioè che il carcere sia punitivo, che non sia punitivo per chi, soprattutto molto punitivo per chi ha commesso i reati gravi che parlava lei, cioè mafiosi, pedofili, chi ha ucciso i genitori, reati efferati. E addirittura un 20% dice chi ha commesso questi reati deve marcire in carcere. Marcire è un termine che vale per come lo dico anch'io, cioè uno se ha ammazzato, ha fatto strage, eccetera, va in carcere e non esce più. Ma lo sottoscrive o no questo termine? Marcire in carcere? Sì. No, che finisca i suoi giorni in carcere, sì. No, diciamo marcire nel senso che per quegli efferati, per i mafiosi, quella gente lì. Ah certo, va bene. Per quello lo sottoscrive, per quelli. Per gente come Provenzano, Rini. Sì, per quelli, solo per quelli. Gente lì deve marcire in carcere, deve uscire dal carcere orizzontale. Orizzontale. Senta, ci avviamo verso l'estate, passiamo a un tema più leggero per chiudere. Che altre idee rivoluzionarie Buonanno ha? Per il suo comune? Ah, vabbè, adesso io quella che mi ha reso più famoso sono i vigili finti, cioè quelli sì, di cartone. Di cartone, adesso ha raffigurato anche il ministro Maroni, che è un ministro che io stimo moltissimo, c'è anche la mia figura, ma può sembrare una banalità, invece abbiamo diminuito le multe e gli incidenti del 30%, le multe perché io non uso l'autovelox e quindi ritengo che uno quello che deve fare è alzare il piede dell'acceleratore, per cui quando vede la sagoma fino a 15 metri non capisce se è vero o finta e quindi abbassa la velocità, e questo è il mio risultato. Per quanto riguarda invece la questione, diciamo così, sul territorio, quello che noi tendiamo sempre a fare è di dare soddisfazione alla gente. Il mio numero di telefono è attaccato su tutti. Sì, è vero, confermo. E quindi mi possono chiamare sempre e comunque. Quello che voglio fare e voglio dimostrare è che nella politica non sono tutti uguali e che si cerca comunque di essere sempre in mezzo alla gente. Infatti una proposta che a me piacerebbe fare è quella che uno non può diventare parlamentare, quindi deputato o senatore, se prima non ha fatto un'esperienza amministrativa, perché se uno prima non sta in trincea molto spesso non capisce cosa succede. Io dico che qua a Roma si sta su Marte, non perché non mi piace
piace Roma e non mi piacciono i romani, ma perché c'è una mentalità veramente sbagliata, a mio giudizio, e molti parlamentari che ci sono vivono sul pianeta Marte, cioè non si rendono conto quali sono i reali problemi. Certo, no, su questo, senta Gianluca, noi la sosterremo anche per queste cose, le cose che fa, la preghiamo anche lei di avvertire noi se ci sono cose carine da segnalare.